13 modi in cui il governo controlla il nostro comportamento con questi prodotti geniali. Vi siete mai chiesti come faccia il governo a controllare e prevedere il comportamento dei propri cittadini senza farsi scoprire? La risposta è semplice. Usa dei trucchi psicologici nascosti tra i prodotti più comuni che influenzano le nostre scelte. In questo video vi mostriamo alcune strategie governative che vi faranno accapponare la pelle. Iscrivetevi al canale e scalate la lista per scoprirle tutte. 360. New tax on a new warning. Oh, Christ. Numero 13. Pagare i fumatori. Uno studio recente ha rivelato un nuovo metodo che sembra spingere i fumatori a dire addio per sempre alle sigarette. Come? Basta incentivare i fumatori con una discreta somma di denaro. La ricerca ha condotto un totale di 33 studi con circa 21.600 partecipanti. Molti di questi studi erano sponsorizzati dai governi di tutto il mondo. La ricerca si è svolta in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Europa, Thailandia e Filippine, e ha esaminato i fumatori nei centri ricreativi, sui posti di lavoro, nelle cliniche mediche e così via. Ogni ricerca includeva un premio sotto forma monetaria per i fumatori che accettavano di smettere. Depositi di somme gestite dagli stessi partecipanti, buoni sconto per la spesa e incentivi in contanti sono stati alcuni dei metodi utilizzati per incentivare un risultato positivo. Ciascun partecipante aveva diritto a una cifra compresa tra $45 e $700. La ricerca ha rivelato che le persone che ricevevano compensi più alti erano più propensi a smettere di fumare rispetto alla media dei partecipanti. Numero 12. Donare gli organi. Secondo la scienza comportamentale, esistono diverse barriere invisibili che scoraggiano i cittadini viventi dal qualificarsi come futuri donatori di organi. Una di queste è il pregiudizio dello status quo. In parole semplici significa che gli esseri umani tendono ad evitare i cambiamenti, persino quelli che potrebbero rivelarsi positivi per il loro stesso successo. I cittadini canadesi, per esempio, sono stati incoraggiati dal governo centrale a proporsi come donatori di organi. Secondo le statistiche, molti di loro erano d'accordo con il principio fondamentale della donazione, ma pochi hanno preso i provvedimenti necessari per diventare donatori. Il governo allora ha inserito degli slogan d'effetto sui moduli spediti ai cittadini, frasi come «Se avessi bisogno di un trapianto, lo faresti?» E come ti sentiresti se una persona a te cara avesse bisogno di un trapianto ma non riuscisse a trovare un donatore? Hanno incoraggiato i cittadini a mobilitarsi nella direzione sperata, senza tuttavia sottrarre loro la libertà di scelta. Numero 11. App per la guida sicura. Quando il governo vuole ricevere una reazione specifica dai cittadini senza obbligarli a procedere nella direzione sperata, usa delle tecniche che possono essere paragonate a dei colpetti o delle gomitate, ovvero dei modi silenziosi per assicurarsi un determinato risultato. Quando si parla di sicurezza stradale e controllo del traffico, questi colpetti sono lo strumento più efficace. Safest Driver è un'applicazione per cellulare molto gettonata, creata da una startup dell'MIT per il comune di Boston. Con questa app è possibile sfidare i propri amici, familiari, colleghi e cittadini per scoprire chi è il guidatore migliore del quartiere. L'applicazione sfrutta la natura competitiva degli umani per offrire consigli sul miglioramento della guida, come la riduzione della velocità o l'eliminazione delle distrazioni per i guidatori più spericolati. Numero 10. Il Grande Fratello di Canterbury. I segnali stradali della cittadina inglese di Canterbury sono stati dotati di occhi inquisitori che hanno avuto un effetto in stile Grande Fratello. Dopo aver commissionato i dipinti, il comune ha notato un calo drastico nei furti di biciclette e l'abbandono dei rifiuti per strada. Quando i cittadini si sentivano osservati, anche se da un paio di occhi finti e privi di telecamere, si comportavano molto meglio del solito. Nella stessa città, un altro cartello ha ottenuto un risultato diverso. Pensa a te stesso, quando la sbarra è abbassata, spegni il motore. Il cartello posto a ridosso del passaggio a livello incoraggiava i guidatori a spegnere la macchina durante l'attesa del treno per ridurre le emissioni. I guidatori hanno avuto la possibilità di scegliere come comportarsi e circa la metà di loro ha risposto spegnendo i motori autonomamente. Numero 9. I cestini di Edinburgh. Il comune di Edinburgh ha ottenuto un aumento dell'85% sulla percentuale di rifiuti riciclati in 140.000 appartamenti, grazie a uno schema geniale che ha impiegato un doppio colpetto. I cestini per la raccolta differenziata sono stati sostituiti con bidoni più grandi, mentre quelli per i prodotti non riciclabili sono stati rimpiccioliti. Sembra che i bidoni di maggiori dimensioni siano un incentivo per il riciclaggio, mentre quelli più piccoli facciano sentire in colpa i cittadini che li riempiono in pochi giorni.
Il governo non ha bisogno di spiarci attraverso il cellulare per pilotare le nostre decisioni. Numero 8. There's a fly in my urinal. Uno dei casi più famosi di controllo del comportamento inconscio si è verificato all'inizio degli anni 90 nell'aeroporto di Schiphol, ad Amsterdam, dove i progettisti hanno implementato un trucco piuttosto banale per favorire l'ordine e la pulizia nei bagni maschili. L'aeroporto ha migliorato la mira dei maschietti incollando l'adesivo di una mosca all'interno degli urinatoi, riducendo gli schizzi dell'80%. Questo trucco deriva dal fatto che, secondo la scienza, gli uomini non possono fare a meno di direzionare il proprio flusso verso gli oggetti che possano essere rimossi o spinti verso lo scarico, come appunto una mosca. Tutte le mogli e le mamme di maschi conoscono il senso di frustrazione che deriva da una mira imperfetta. Una questione facilmente risolvibile in casa può diventare un problema antigenico in un bagno pubblico, specialmente uno tanto frequentato come quello di un aeroporto. Numero 7. Il paradiso dei mozziconi. Gli appassionati di calcio hanno spesso dei dibattiti molto accesi sui giocatori che considerano i migliori o i peggiori del campionato. Per questo Hubbub, un'organizzazione ambientale, ha creato dei posacenere che permettono ai passanti di votare in un sondaggio con i loro mozziconi di sigaretta. La spazzatura diventa un voto per la propria squadra preferita, per il giocatore migliore e così via. Le domande hanno incluso argomenti come la Formula 1, il baseball e il cricket. Secondo i dati raccolti dal South End Council nel 2017, questi posacenere riducono l'abbandono di mozziconi di sigaretta del 46%. I posacenere votanti sono stati adottati da 30 comuni inglesi, ma si sono diffusi anche oltreoceano. Keep America Beautiful, un'organizzazione statunitense, ha installato i posacenere in almeno 3 luoghi diversi e ha notato che nel giro di 6 mesi la percentuale di abbandono dei mozziconi si era abbassata addirittura del 74%. Numero 6. Piatti più piccoli. Green Nudge è una ditta di consulenza che aiuta i governi a controllare il comportamento dei cittadini. In un esperimento mirato a ridurre lo spreco di cibo, l'associazione ha proposto ai ristoranti degli hotel di ridurre la dimensione dei piatti di pochi centimetri. Gli avanzi di cibo si sono ridotti del 22%, ma la soddisfazione dei clienti è rimasta invariata, dimostrando che le persone si accorgevano a stento delle nuove dimensioni dei piatti. Oltre a ridurre gli sprechi, questa manovra ha generato ingenti risparmi per le strutture coinvolte. Numero 5. Lotteria della velocità. Kevin Richardson è stato incoronato vincitore del Volkswagen Fan Theory Contest del 2010 grazie a un'idea geniale. La sua lotteria dei rilevatori di velocità utilizza le classiche videocamere agli incroci stradali. I guidatori che superano i limiti stabiliti vengono multati come prevede il codice stradale, ma quelli che li rispettano vengono inseriti in una lotteria a premi. La Swedish National Society for Road Safety ha apprezzato la sua idea e nel novembre del 2010 ha collaborato con Kevin per testare la sua idea a Stoccolma. Durante il periodo di prova, 24.857 automobilisti sono passati davanti alle telecamere. La velocità delle macchine è calata da 32 a 25 km orari, ovvero sotto il limite massimo di velocità nei centri abitati. Missione compiuta! Numero 4. Blip. Ecco un'altra soluzione innovativa per migliorare la condizione delle strade. Stavolta siamo in India, un paese piegato dallo strombazzamento selvaggio del clacson. Le auto sono state dotate di un bottone rosso con una faccina sorridente che suonava e lampeggiava ogni volta che il conducente premeva il clacson. Per interromperne il funzionamento, il guidatore doveva premere il bottone. Aggiungendo un elemento di disturbo all'equazione, il governo indiano ha scoperto che la maggior parte dei guidatori usava il clacson più per abitudine che per motivi di sicurezza stradale. Di fronte alla prospettiva di dover mettere a tacere quel bottoncino sorridente, il 61% dei conducenti esaminati in un periodo di 6 mesi ha ridotto fortemente l'abitudine di premere il clacson. Numero 3. Bambina 3D. Questo trucco ha attirato diversi commenti negativi da parte della popolazione canadese. Il governo ha pitturato un'illusione ottica che raffigurava una bambina che rincorreva un pallone nel bel mezzo di un incrocio trafficato di Vancouver, nei pressi della scuola Pauline Johnson. La figura è stata realizzata da Preventable, un'organizzazione per la sicurezza stradale, ed è visibile a partire da 15-20 metri di distanza. Molti ritengono l'immagine pericolosa per i guidatori perché potrebbe causare incidenti improvvisi. «Mi sembra molto pericolosa», ha commentato Sam Schwartz, ex commissario del traffico di New York, alla rete televisiva ABC News. «Un guidatore che vede una bambina in mezzo alla strada all'improvviso potrebbe spaventarsi, inchiodare e causare un grave incidente».
Voi che ne pensate? Numero 2. Le scale pianoforte. Ecco un'altra idea nata in Svezia. Queste scale a forma di tasti del pianoforte spingono i passanti a scegliere i gradini piuttosto che le scale mobili. Una decisione più salutare e meno inquinante. Questa strategia ci mostra che cambiare le abitudini delle persone può essere tanto semplice quanto divertente. L'idea del pianoforte su gradini svedese ha fatto il giro del mondo e il video che lo presentava ha ottenuto più di 23 milioni di visualizzazioni su YouTube. Le scale sono state installate in seguito anche a Milano, Melbourne, Istanbul e Auckland. Numero 1. Buca finta. Guardate questo adesivo a forma di buca stradale. Il concetto è simile a quello utilizzato per la bambina 3D, ma è stato usato come trovata pubblicitaria da parte di un'azienda privata. Le buche, infatti, sono precedute da un testo pitturato sulla carreggiata che pubblicizza la Pioneer Suspension, una ditta che produce sospensioni per i veicoli a motore. L'idea avrebbe dovuto convincere i guidatori ad installare le sospensioni della Pioneer per potersi godere un viaggio libero dall'ansia delle buche, ma non ha ottenuto il risultato sperato. Secondo Ads of the World, la pubblicità è stata realizzata nel 2007 da YR Everest, un'agenzia di marketing basata a Mumbai. La presenza delle buche finte si è rivelata particolarmente stressante per i guidatori, che in più occasioni hanno rischiato di perdere il controllo della vettura per evitarle. Che cosa pensate di questi messaggi subliminali? Vi lascereste convincere oppure sareste sospettosi? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di mettere mi piace al video per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.